Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti per essere qui stasera. I motivi per cui abbiamo deciso di fare questo sit-in sono due in particolare. Allora, il primo è che con il rischio ormai quasi una certezza della chiusura della ludoteca, dell'Informa Giovani e della Sala Prove, si stanno perdendo 5 posti di lavoro. Ho sentito dire, ho letto da qualche parte, vabbè, sono solo 5. Ed è una cosa terribile, perché io penso che 5 siano tantissimi. Perché il nostro territorio e la nostra città non si può permettere di perdere neanche un posto di lavoro, e io penso che noi saremmo qui stasera anche se a rischio ci fosse una sola persona, perché il lavoro va difeso sempre e comunque, e noi sappiamo da che parte stare, cioè da quella del lavoro. Come? Anche peggio. Noi sappiamo dove stare e staremo sempre vicino a chi non è lavoro e anche a chi sta rischiando di perderlo, sia oggi, sia per qualsiasi altro tipo di vertenza che ci si presenterà, sia per quelle vertenze che sono ancora aperte, come le vertenze industriali. Noi sappiamo da che parte stare, siamo dalla parte dei lavoratori. Il secondo motivo è quello che Carbonia non si può permettere di perdere dei servizi fondamentali come quelli che offrono la ludoteca, l'Informa Giovani e anche la Saletta Prove. Carbonia sta diventando capoluogo della rete urbana, è una città sempre più fondamentale all'interno del nostro territorio, e questi sono dei servizi fondamentali. Noi siamo qui stasera per chiedere all'amministrazione comunale di impegnarsi il più possibile per cercare di mantenere e di riaprire questi servizi, e continueremo a farlo finché non vedremo dei risultati. Quindi vi ringrazio ancora per essere venuti qua. Adesso do la parola a Giuseppe Casti. Questa Laura la paghi, Buonasera a tutti. Io sono venuto solamente perché... per diversi motivi. Il primo, penso che sia doveroso da parte di tutti noi ringraziare SEL, ringraziare Laura Pilloni, Luca Pizzuto, Matteo Sestu, ma perché loro, con tutto il gruppo che hanno organizzato di Zorba il Gatto, questo momento di riflessione, io gli vorrei dedicare un applauso, perché... dimostrato, come hanno sempre fatto, non oggi, hanno dimostrato sempre molta vicinanza al lavoro, a coloro che il lavoro non ce l'hanno, come diceva qualcuno prima, e a coloro che rischiano seriamente di perderlo il lavoro. Noi vogliamo solamente dimostrare che i cittadini di Carbonia hanno deciso in maniera chiara che ci fosse un governo diverso dal nostro, che il Movimento 5 Stelle potesse guidare questa città. Però noi vogliamo fare il nostro ruolo, se non è rappresentata in Consiglio Comunale, ma è come se ci fosse, perché da parte mia, da parte degli amici che sono iscritti al Partito Democratico, c'è questa convinzione. Noi non vogliamo solamente rappresentare il Partito Democratico, vogliamo rappresentare Sinistra, Ecologia e Libertà, vogliamo che il 40% dei cittadini che non hanno votato quel tipo di governo si sentano rappresentati. Sulle questioni specifiche, naturalmente, io l'ho detto in Consiglio Comunale, l'ho detto questi giorni, non mi stancherò mai di dirlo. Sono scelte sbagliate che sono state fatte il 29 di luglio in Consiglio Comunale. È stato approvato solamente con i voti della maggioranza
una variazione di bilancio che ha appostato determinate risorse per fare alcune cose, per esempio per assumere un candidato non eletto del Movimento 5 Stelle, perché è stato assunto un candidato non eletto del Movimento 5 Stelle e sono state messe a disposizione le risorse necessarie perché questo avvenga. E a me davvero anche i post, le dichiarazioni che sono state fatte questi giorni, il risparmio del 10% degli assessori, il taglio dei giornali, mi lasciano completamente indifferente, perché si tratta di cose che non hanno senso in un bilancio di 30 milioni di euro. Si potevano trovare le risorse e noi lo chiederemo. Lo chiediamo oggi, lo chiederemo in consiglio comunale, lo chiederemo nelle prossime settimane, di trovare le risorse necessarie, e non stiamo parlando di milioni di euro, ma di alcune decine di migliaia di euro, per poter garantire ai bambini che vengono qua di poter frequentare la ludoteca, ai ragazzi di Informa Giovani e la sala prove, che sono tre servizi che il comune di Carboni ha avuto da tantissimi anni. Servono alcune decine di migliaia di euro, 20-30 mila euro da qua a fine anno, e poi serve che la maggioranza che governa questa città, che ha scritto nel suo programma elettorale che vuole migliorare questi servizi, perché non ha scritto che li vuole chiudere, ha scritto che li vuole migliorare e poi li sta andando a chiudere, che è una cosa completamente diversa da parte loro. E non possiamo accettare questo, come non possiamo accettare alcune cose che succederanno a settembre, perché in quegli equilibri di bilancio, per esempio, non sono stati messi a disposizione le risorse necessarie per poter garantire a tutti i bambini di Carbonia di frequentare l'asilo nido, ma solamente a 35, mentre l'asilo nido era frequentato da 60 bambini. E questo lo sapete cosa significa? Significa perdere altri posti di lavoro. Perché se non ci saranno 60 bambini, verranno tagliate le ore e verranno fatti licenziamenti anche all'asilo nido. Cose che abbiamo faticosamente, i soldi non c'erano prima, li abbiamo sempre mantenuti questi servizi. E si possono mantenere adesso se le scelte sono corrette e non sbagliate come quelle che stanno facendo. Stanno perdendo il loro tempo passando la mattinata per vedere se trovano qualcosa su di me. Su di me non ne trovano cose e non mi fanno paura, tra le altre cose. Non mi fanno paura i posti che vengono scritti dal Movimento 5 Stelle senza me non avere il coraggio di firmarli quei posti. Fatti da qualcuno che lavora nell'ombra senza nemmeno avere il coraggio di metterci la faccia. Allora noi pensiamo una cosa diversa, il centro-sinistra pensa una cosa diversa, il Partito Democratico, SEL e tutti gli altri che si riconoscono in questo contesto pensano cose diverse. Noi pensiamo ci sono le condizioni perché questi servizi possano continuare a rimanere a Carbonia. Qua vengono 80 bambini che frequentano la ludoteca, sono 80 bambini di 80 famiglie di Carbonia che hanno, oltre che frequentare e fare dei giochi, ricevono un'educazione. Ci sono gruppi musicali che vanno a suonare nella sala prove. L'asilo nido di Carboni era frequentato da 60 persone ed è invidiato in tutta la Sardegna, è invidiato in tutta la Sardegna. Vogliono ridimensionare anche l'asilo nido e lo faranno a settembre, questo se non mettono a disposizione altre risorse. Allora, non la voglio fare lunga perché naturalmente il mio stato d'animo non è nemmeno dei migliori. L'altra volta lo dico perché non ho problemi a dirlo e le debolezze sono umane. In una discussione fatta in un bar con il segretario regionale di Sinistra Ecologia Libertà, con Luca Pizzuto, mi sono scese anche le lacrime pensando a queste persone che governano la città. E volevo concludere. Noi nelle prossime settimane proveremo a proporre delle soluzioni all'interno praticamente del bilancio comunale. Nessuno ce li ha chieste, perché con spocchio, con molte cose nessuno ci ha chiesto niente. Proveremo a farlo. Sono state, ho detto, tagliate le risorse per poter mandare avanti questi servizi, non sono stati messi a disposizione le risorse necessarie
per fare andare avanti l'asilo con il pieno di bambini e stanno garantendo solamente 35 bambini invece di 60. Hanno tolto i soldi dall'antincendio, dalla protezione civile. Hanno tolto 7.500 euro dalla protezione civile. Hanno tolto completamente i soldi dal servizio educativo. Hanno tolto i soldi, e siamo a un crimine, i soldi per poter garantire, se si guasta uno scuolabus, di ripararlo o di sostituirlo con uno scuolabus in leasing. Allora, se vogliono abbattere la questione sociale a Carbonia, ovvero scuola, servizio educativo, servizi sociali, assistenza agli anziani, l'ho detto e lo ripeto, hanno cancellato 63.000 euro per il ricovero di anziani in strutture protette e in bambini in strutture protette. Allora, se questo è amministrare, noi pensiamo che sia una cosa sbagliata e non ci siamo su questa cosa. Bisogna fare delle scelte. Per noi la scuola, i servizi sociali e i servizi conquistati in tutti questi anni erano scelte giuste. Proveremo a combattere con tutte le armi che abbiamo a disposizione e naturalmente vorremmo che il sindaco prendesse posizione da questo punto di vista, ma non parla. Parlano gli assessori e dà addirittura le colpe agli assessori delle sue grandi responsabilità in questi 45 giorni. Come quando era colpa mia se un servizio non funzionava, adesso è colpa del sindaco in carica. Non è colpa degli assessori, ma è colpa del sindaco in carica e della maggioranza che sostiene questo sindaco. Una maggioranza che non apre bocca, che non sa cosa dire, che non sa di cosa stiamo parlando, che non sa niente di niente. Allora noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di stare tutti insieme, abbiamo bisogno e ce ne sarà bisogno in queste settimane, in questi mesi, di fare delle lotte su queste cose, su cose concrete. Ecco, hanno cancellato completamente tutti i soldi che servivano per esempio per l'opera di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi che stavamo portando avanti. Allora, non lo so se lo fanno apposta, se hanno un disegno o se sono incapaci. Io presumo la seconda cosa, che siano totalmente incapaci, che non siano in grado nemmeno di amministrare un condominio. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo stare attenti a cosa succederà nelle settimane che vengono, nel mese di settembre, nel mese di ottobre. Noi proveremo, siamo in pochi, siamo anche divisi tra le altre cose, anche all'interno della minoranza consigliare, però siamo pronti a far valere le nostre ragioni e siamo pronti, se non cambiano, se non pensano che queste cose si possono recuperare, oltre a questa manifestazione, di fare una manifestazione, una grande manifestazione di protesta nel mese di settembre. Non ci tiriamo indietro e sono convinto che i cittadini di Carbonia, anche quelli che in buona fede hanno votato 5 Stelle, ma che si trovano in 40 giorni a aver subito danni ingenti, perché io sono convinto che ci siano molti genitori dei bambini che frequentano la ludoteca, o molti genitori dei bambini che volevano andare all'asilo nido, che hanno votato 5 Stelle, in buona fede, ma con questi genitori, con questi ragazzi, con queste persone che hanno creduto nel cambiamento, dobbiamo cercare di ragionarci, dobbiamo cercare di parlarci, dobbiamo cercare di fare capire che non si può amministrare una città. Quegli equilibri di bilancio sono stati fatti dall'assessore competente e dal dirigente del servizio finanziario. Il dirigente del servizio finanziario fa il proprio lavoro, fa il dirigente del servizio finanziario e applica le leggi. Alla politica spettava il compito di decidere dove i soldi andavano allocati e dove i soldi andavano cancellati. Questo non è stato fatto e purtroppo ne pagheranno le conseguenze i bambini e le famiglie che si trovano private di un determinato servizio. Ecco questo, io vi ringrazio perché era più facile venire all'assemblea della miniera, che era piena, non si trovava un posto, perché si pensava a tutti di vincere le elezioni. Andare e partecipare a una cosa organizzata anche all'ultimo momento con coloro che le elezioni li hanno perse e li hanno perse pesantemente è più significativo. Per me valgono, non per criticare, per me valgono molto le persone che sono qua in questo momento.
perché se sono persone che credono in un progetto, anche se quel progetto in questo momento è stato bocciato dagli elettori di Carbonia. Ecco, quindi vi ringrazio davvero e farò di tutto. Siccome qualcuno dall'altra parte sta sperando che me ne vado, perché in un primo momento mi veniva voglia anche di abbandonare tutto, perché nel senso è cos'è il genere. Ma non lo faccio perché credo in questo progetto, credo in questo gruppo di ragazzi che ci sono nel Partito Democratico, sono in SEL, sono nel centro-sinistra, sono ragazzi che lavorano, credono e studiano e che pensano che possiamo avere una città migliore anche avendo pochi soldi a disposizione. Grazie a tutti, un bacione a tutti. Non ci arrivo, scusate, adesso do la... non si gira. Do la parola a Piero Purgu, che nella scorsa amministrazione era nella Commissione dei Servizi Sociali. Grazie a tutti. Avevo deciso di abbandonare tutto perché c'era troppa lagna, troppa lamentela, troppo di tutto. E ho fatto parte della Commissione Politiche Sociali per 5 anni, sono stato il vicepresidente. Una cosa non è stata mai tollerata: i tagli sulle politiche sociali, sui servizi sociali, sugli anziani, sulle mense dei bambini, sugli asili. Io sono stato quello che ha detto che i servizi si dovevano mantenere a costo di trovare i soldi sottoterra, ok? E li abbiamo mantenuti, faticosamente li abbiamo mantenuti. Allora, se questo è il futuro della città, e lo ribadiva il sindaco di Carbonia, allora veramente io mi onoro di aver fatto il vicepresidente delle politiche sociali e di aver fatto in modo che nulla venisse cancellato. Sono una persona più ricca, oggi capisco di essere una persona più ricca d'animo, di passione, di cuore e di intelligenza, perché chi ho di fronte veramente mi sta deludendo. Ero convinto che qualcosa cambiasse, sì. Probabilmente qualcosa sta cambiando, ma non sta cambiando in meglio, credo che stia cambiando in peggio. Comunque staremo a vedere. Non voglio criticare nessuno, non voglio mistificare niente, non voglio dire niente che non sia corretto, però badate bene, perché se questo è il buongiorno, e il buongiorno è quello che stiamo vedendo, io immagino cosa potrebbe essere la notte. Non siamo in campagna elettorale, finito, ok, siamo in un'altra era, in un'altra epoca, però riflettiamo bene e bisogna farle tutti le battaglie quando vengono meno servizi come questi. Ma come tanti altri, pensa agli anziani e non abbiamo i soldi per metterli a ricovero, cioè chi non ha soldi se ne sta a casa, può morire marcito, ok? E nessuno l'assiste magari. Cioè, voglio dire, valutiamo bene, perché quando si fanno delle scelte, e noi le abbiamo fatte, anche toste, spesso, anche toste, anche un po' da folli, però le abbiamo fatte in maniera lucida, ok, correttamente, guardando chi avevamo di fronte, non guardando chi ha bombardato da tutte le direzioni e in tutti i minuti della giornata. Quindi io mi auguro che questo servizio non venga cancellato, come gli altri, perché abbiamo ottenuto un asilo nido di eccellenza, abbiamo dato da mangiare ai bambini e alle famiglie nella mensa scolastica che non avevano i soldi per pagare. Cioè, ma stiamo scherzando? E lasciamo via un bambino che non può pagare, con un paninetto in disparte, e non lo mettiamo a mangiare con gli altri bambini? Questo è politica, questo è scelta. L'altro, se la vogliamo chiamare proclam, la chiamiamo proclam. Se la vogliamo chiamare investimenti, forse da qui a 30 anni riusciranno a realizzare quello che vogliono realizzare, forse a 40 anni, ok, però noi abbiamo fatto quello che sentivamo di fare e credo ad oggi di essere una persona migliore, ok, grazie. Bravo Piero! Facciamo intervenire Pinella Macri, che è una maestra che comunque portava i suoi... Dove sei, Pinella? Vieni. Che ha utilizzato la ludoteca. Allora, buonasera, io non sono
sono soltanto una maestra che è venuta a capo di bambini, ma sono un'insegnante che ha lavorato per 40 anni in questo quartiere, in questa città, anzi per 42, per cui conosco il tessuto sociale della nostra città e conosco anche i miglioramenti e i progressi che sono stati fatti nel corso degli anni per andare incontro a quelle che sono le tematiche più vicine ai cittadini, la salvaguardia della famiglia, l'educazione, il rispetto, il saper vivere insieme in maniera civile e civica, va bene? Questi servizi che abbiamo nella nostra città sono veramente un fiore all'occhiello. Tenete conto che non solo accolgono i bambini, nel caso della ludoteca in orario pomeridiano, ma hanno sempre collaborato con la scuola, per cui noi periodicamente il giovedì mattina le scuole del comune, non le scuole soltanto di Carbonia, abbiamo potuto usufruire di questo servizio e abbiamo potuto godere di un momento diverso da quello prettamente scolastico in un ambiente ludico e creativo, molto molto costruttivo, e tanti bambini hanno avuto la possibilità di socializzare, di aprirsi al mondo proprio frequentando questo servizio che io ritengo importantissimo perché è culturale e creativo insieme, ha dato tanto. E, conoscendo il tessuto sociale della città e in particolare del quartiere, io insisto sul fatto che un'amministrazione che ha capacità di vedere più in là del proprio naso deve pensare ad accrescere questi servizi e a fornire quanto più possibile strutture per accogliere i giovani e i ragazzi che purtroppo tante volte si vanno perdendo nel periodo dell'adolescenza. Quindi non tagliare, ma incrementare, e questo è il compito di un politico e va fatto assolutamente, perché poi non ci possiamo lamentare quando vediamo i ragazzi per le strade con la bottiglietta della birra. Se noi chiudiamo tutti gli spazi culturali non lo possiamo assolutamente, non possiamo neanche giudicare se non siamo stati in grado di accoglierli e di dare loro quello di cui hanno bisogno, cioè gli spazi dove comportarsi, dove crescere insieme in una maniera positiva, sotto l'occhio vigile anche di persone qualificate ed esperte, operatori del settore che hanno la capacità di indirizzare e di canalizzare le potenzialità di questi ragazzi che ci sono sempre positive, purtroppo tante volte si perdono e questo mi fa male al cuore, perché ne vedo tanto in situazioni difficili. Voglio anche dire un'altra cosa, facendo un riferimento a questa amministrazione, scusate, una piccola critica la voglio fare. Le prime parole che ho sentito dire alla sindaca quando è stata intervistata è stato: potuto toccare con mano. No, dov'eri? Il tessuto sociale della città lo devi conoscere quando ti proponi, perché devi fare scelte politiche per i cittadini. Non puoi dire ho toccato con mano, io tocco con mano da 30 anni e lotto a fianco delle famiglie, e le famiglie lo sanno, lotto a fianco dei bambini, dei ragazzi, perché voglio che loro abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno, perché soltanto così possiamo crescere come città. Loro la devono amare la loro città, la devono amare, perché soltanto se la amano si fermeranno qui a lavorare, si creeranno il futuro, ma se non la amano faranno la valigia, andranno via, non combatteranno mai per stare qui, e io questo non lo voglio. Voglio una città viva, una città popolata come quella che ho conosciuto quando ero io una ragazza, e così deve essere, ma deve migliorare nel tempo. Non possiamo assolutamente permettere che si facciano le valigie e vadano via tutti i nostri ragazzi, li vogliamo qui, quindi i servizi servono, punto e basta, non ho altro da aggiungere. Buonasera a tutti. Allora, la mia bambina Alice ha usufruito del servizio della ludoteca dal marzo del 2012 e l'ha aiutata a crescere insieme ad altri bambini, e abbiamo tutti noi, anche noi genitori, usufruito del servizio, potendo anche poter andare a lavorare tranquilli, lasciandolo in mani sicure di persone competenti come le insegnanti che lavorano all'interno della ludoteca. Penso che sia vergognoso, visto e considerato tutto il benessere che c'è stato in questi anni da questo, tenendo in vita questo servizio, pensare a oggi di doverlo chiudere. Mi sento fortemente scandalizzata e anche molto triste, pensando di non poter, secondo questa amministrazione, non poter più usufruire di questo servizio. Credo che non sia una politica giusta
non sia una politica che giusta, che aiuti a crescere i nostri ragazzi. Mi auguro che ci siano dei ripensamenti o comunque degli interventi che tendano a migliorare, non certamente a far chiudere dei servizi importanti come questo della ludoteca, insieme a tanti altri che comunque da quando questa amministrazione ha preso piede nella nostra città ha deciso che di dover tagliare o eliminare. Uniti forse magari ci faremo anche ascoltare, magari la battaglia riusciremo anche a vincerla. Ci credo. Grazie. Buonasera a tutti. Voglio fare il mio piccolo intervento per associarmi a quello che è stato detto fin qui. Io credo che un'amministrazione che taglia servizi indispensabili per i cittadini sia un'amministrazione di cui bisogna fortemente avere paura. Perché dico questo? Perché io in questi giorni, nel sentir parlare di questi tagli e toccando davvero con mano questi tagli, ho paura che a questi tagli possano seguirne degli altri. Quando poi sento che il servizio, che sono stati anche tagliati i finanziamenti per l'antincendio, che è assolutamente indispensabile per tutte le iniziative che vengono fatte da un'amministrazione comunale, penso al teatro che è un'eccellenza in città e che potrebbe essere tagliato, ma penso anche alla biblioteca, penso ad altri servizi come il sistema museale. Signori, qui siamo veramente a rischio, siamo a rischio che la nostra città regredisca a livelli di 20 anni, 25 anni fa, quando le cose, i servizi che abbiamo oggi non c'erano, le eccellenze che abbiamo oggi non c'erano e che l'amministrazione passata ha difeso con le unghie e con i denti. Quindi io chiedo alla nuova amministrazione comunale di ascoltare le istanze dei cittadini e di ascoltare le istanze dei lavoratori che assolutamente vogliono mantenere questi servizi. Siamo persone che hanno a cuore la propria città e che hanno voglia di lottare perché i servizi si mantengano. Quindi vi chiedo veramente, mettetevi le mani nella coscienza. Non dico altro, ascoltate i consigli di qualcuno che ve li vuole dare, perché non è che siamo chiusi. L'ex sindaco prima ha detto che farà delle proposte. Ecco, siccome sono persone competenti, vi chiedo, ascoltate, quantomeno ascoltate chi un pochino più di voi sa come funziona la macchina. Grazie. Se riesco a dir qualcosa, mi sento solidale perché sono solidale a questi 5 posti di lavoro che sono a rischio. E come diceva la ragazza, 5 posti di lavoro non sono pochi, sono importanti. Mi auguro che l'amministrazione, la nuova amministrazione, sia un po' più umile e faccia un passo indietro e ascolti chi vuole aiutarla. Tutto lì, non chiedo altro. Sono solidale alle ragazze e spero che questi servizi non chiudano definitivamente. Grazie. Due cose molto veloci perché poi è inutile ripetersi e dire cose che gli altri hanno già detto. Due cose. La prima è questa. Se c'è qualcuno che pensa che questa manifestazione sia stata organizzata perché rode, ok? Perché dovevamo fare una manifestazione il giorno dopo delle elezioni per manifestare contro chi ha vinto le elezioni. Se c'è qualcuno che pensa che questa è una manifestazione che abbiamo organizzato contro il Movimento 5 Stelle, sta sbagliando di grosso. L'obiettivo di questa manifestazione, di questo sit-in, è fare in modo che questi servizi riaprano in città. E questo lo devono avere chiaro anche le persone che oggi governano la nostra città, perché temo che invece possano pensare il contrario. La seconda cosa è questa. La ludoteca sta qui, la sala prove sta in un'altra parte periferica della nostra città. Questi due elementi non sono una cosa marginale.
Questi sono valori fondamentali per l'amministrazione che ha guidato Carbonia nei 5 anni passati e che ha guidato Carbonia negli anni ancora precedenti. Su Piazza Primo Maggio fu fatto un investimento, si decise di investire dei soldi e si decise di investirli perché si riteneva che Carbonia non era soltanto Piazza Roma, non era soltanto il centro, ma era anche la periferia. Questo è il luogo dove gli operai vivevano, dove gli operai passavano la loro vita. Questo è un luogo della città alla pari degli altri. Tagliare questo servizio significa rendere monco questo pezzo di città. Allora, io credo che quindi ci sono tanti aspetti di questa battaglia che noi stiamo facendo per fare in modo che questi servizi vengano riattivati al più presto. La più importante è quella dei posti di lavoro, che per noi è una cosa fondamentale. Non si può lasciare indietro nessuno, non si può lasciare indietro nessuno. La seconda è il fatto che la città non può permettersi di rinunciare a dei servizi così importanti, che servono ai nostri ragazzi, servono alle famiglie di quei ragazzi. La terza è che chiudendo questi servizi noi stiamo procedendo anche a chiudere delle periferie, e questa è un'altra cosa che noi non ci possiamo permettere. Quindi davvero, se c'è qualcuno che sta pensando che noi siamo qua a rosicare o che noi stiamo facendo qua una battaglia semplicemente perché siamo contro il Movimento 5 Stelle, non ha capito niente. Noi siamo qua perché questi servizi possano essere riaperti. Noi festeggeremo se l'amministrazione domani riuscirà a tenere in piedi questi servizi, e lo faremo perché speriamo anche che ciò che stiamo mettendo in piedi in questi giorni, le nostre voci, le voci di tutti, la vostra presenza qui, l'impegno dei consiglieri che stanno in opposizione anche se non sono del nostro partito politico, possano servire a qualcosa. Grazie. Buonasera a tutti. Chi mi ha preceduto ha detto tante cose giuste e importanti su cui non voglio soffermarmi perché ne ho già parlato in maniera molto esaustiva a loro. Io posso soltanto dire che nei 5 anni in cui ho fatto l'assessore precedenti abbiamo tagliato su tantissime cose, è vero, soprattutto settori che io ho gestito, lo sport e lo spettacolo appunto, hanno subito dei tagli pesantissimi, fortissimi, ma noi sui servizi sociali, servizi verso i giovani e tutto quello che in qualche modo limitasse i disagi causati da povertà e problemi legati ad essa, e anche tutto quello che in qualche modo potesse in qualche modo sollevare il livello culturale e di animazione delle periferie come questo, oppure ad esempio come ha detto giustamente Matteo Sesto e Sgannaus, ebbene quei servizi noi non li abbiamo toccati e abbiamo lottato per trovare i fondi per riuscire a tenerli aperti. Questo penso che sia un qualcosa di importantissimo all'interno di un'amministrazione, ma qui abbiamo a che fare con situazioni di persone che sono andate ad amministrare la nostra città, giustamente e legittimamente, poiché votate, senza avere la minima idea di tutti i servizi che la nostra città aveva. Non è un qualcosa che è inventato, il fatto che probabilmente di quello che faceva la ludoteca, la sala prove musicali, se ne siano accorti soltanto adesso. E questo è fortemente irresponsabile, perché una persona che va ad amministrare una città di 30.000 abitanti deve sapere quello che in quella città viene fatto, tutto quanto possibilmente, o comunque sia averne un po' di esperienza. Invece qua si è fatto dell'inesperienza, della impreparazione, una sorta di virtù da sbandierare in campagna elettorale, un paradosso totale, veramente totale. Quindi un ragazzo come me che fa politica da sempre perché è appassionato di politica e che ha avuto l'onore e l'onere di amministrare, come dire, questa città per 5 anni, come dire, ha un gap, perché loro sono impreparati e quindi dovranno essere messi davanti a noi, ok? Il cittadino li ha messi davanti a noi come amministratori ed è giusto che quello che è successo, perché hanno voluto così. Però è irresponsabile presentarsi alle elezioni di una città di 30.000 abitanti senza sapere neanche cosa si sta andando ad amministrare, e questo ne è l'esempio. Questo nell'esempio, perché non è vero che c'è un buco di bilancio, come stanno andando a raccontare, semplicemente non sanno dove andare a trovare i soldi, che ci sono e ci sono sempre stati. Il bilancio di quest'anno è uguale a quello dell'anno scorso e degli anni precedenti, avevamo enormi difficoltà anche noi con quel bilancio, ma siamo sempre riusciti a stringere la cinghia e a trovare i fondi per i servizi essenziali, come questo.
bisognava farla anche questa volta, ma non conoscendo la città e non conoscendo il bilancio, non hanno trovato i soldi, è ovvio. E questo è un primo punto. Un altro punto che volevo approfondire è quello della notizia che hanno fatto circolare oggi e che risale una delibera di qualche giorno fa, ovvero il taglio del 10% all'indennità degli assessori che va poi su un fondo contro la povertà. Tutto bello e tutto giusto, ma io mi domando questo: ma è più importante che un assessore prenda 50 euro in più al mese? Perché di quello stiamo parlando, eh? Un assessore prende, se è disoccupato, 1000 euro, ok? Se non disoccupato, quindi se ha un lavoro, 500 euro. Io lo so perché praticamente sono un precario della scuola. Quando non lavoravo ed ero disoccupato percepivo 1000 euro mensili, quando invece lavoravo ne percepivo 500. Il 10%, fate voi il calcolo, è 100 euro e 50 euro. Ma vi dico, fatevi voi i conti poi, gli assessori sono 7, moltiplicato per i 12 mesi dell'anno, fate voi il conto di quanto si va a risparmiare. Ma è più importante che un assessore prenda quei 50 euro in più o che un assessore ti tenga aperto una struttura come questa e come tante altre strutture? Perché sembra che la politica, anche a livello nazionale, sia diventato a chi restituisce più soldi, parlamentari che restituiscono più soldi e poi se li intascano con le diarie e i rimborsi, quello che succederà a Carboni, eh? Comunque, sembra che sia diventato una gara a fare questo, ma io il parlamentare lo mando lì, l'assessore lo mando lì perché mi risolve il problema, non perché mi restituisca gli spiccioli, quello non mi interessa, non mi interessa. Siccome i livelli di indennità, ve li ho appena detti, non penso che siano così esosi ed esagerati da dire che c'è uno spreco di denaro pubblico nei confronti della politica, forse è meglio che si resti tutto il giorno a studiare, visto che non lo si è fatto negli anni precedenti, il comune di Carbonia e cosa fa nel comune di Carbonia, e ci si prenda anche quei 50 e quei 100 euro in più piuttosto che chiudano la ludoteca. Questo è un altro aspetto. Io vi ringrazio della vostra presenza e confermo esattamente quello che ha detto Matteo Sestu, cioè non siamo qui per abbattere il comune, l'amministrazione del Movimento 5 Stelle, perché quello lo si fa d'opposizione, lo si fa in consiglio comunale. Qui siamo per sensibilizzare noi stessi e tutti gli altri affinché si facciano delle pressioni perché questo servizio resti aperto, questo e altri, come ha detto l'ex sindaco Giuseppe Casti, altri servizi sono in procinto di chiusura. Noi lo stiamo facendo, questa manifestazione e altre che ne faremo, affinché questi servizi non chiudano. Poi in consiglio comunale si farà la lotta, perché secondo noi questa amministrazione sta sbagliando, non eravamo d'accordo e l'abbiamo detto sempre apertamente, e lo si fa in consiglio comunale, ma queste lotte si fanno per mantenere aperti questi servizi. Io vi ringrazio della vostra presenza e di avermi ascoltato, grazie. Allora, io sono l'operatore della sala prove di Sgannaus, il collega, uno dei 5 che subiranno il cambiamento. Che bravo, Grazie. Uno dei 5 che subirà il famoso cambiamento, noi lo stiamo già subendo. La prima cosa che voglio fare, anche a nome delle mie colleghe, è ringraziare tutti quanti per la solidarietà che ci state dimostrando. La seconda cosa che voglio fare, ringraziare naturalmente Giuseppe e tutti gli altri che ci stanno in qualche modo spronando a credere ancora in questi servizi, perché è molto importante. Noi non vogliamo mollare assolutamente, prima di tutto per noi è ovvio, ma soprattutto per le famiglie che usufruiscono di questi servizi, che è molto importante. Io da quando sono dentro questo team ho notato che c'è stato un miglioramento e un incremento delle iscrizioni a questi servizi. La sala prove funziona benissimo, non sarebbe da chiudere, sarebbe da ampliare come giorni, come orario, perché le iscrizioni e le prenotazioni che arrivano sono sempre doppie e triple. Io devo sempre fare i salti mortali per cercare di gestire i gruppi, per farli suonare tutti, perché è veramente difficile. Quindi non vedo perché si debbano chiudere dei servizi che stanno funzionando. Forse dà fastidio che funziona, non l'ho capito. Niente, speriamo bene, speriamo che queste persone che hanno deciso la fine di questi servizi e il nostro licenziamento, quindi con conseguenti depressioni e tutte le cose che poi vengono
a succedere dopo. Speriamo che queste persone ci ripensino. Grazie a tutti.